Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan focaccia soffice. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, latte, olio, sale, zucchero, lievito di birra fresco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina. L'olio il sale ed azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Estendiamolo con le mani. Adesso, bagnandoci le dita nel latte, andremo a formare la nostra decorazione. Con i polpastrelli schiacciamo leggermente. E formiamo delle strisce. Facciamole anche in orizzontale. Spennellare la superficie con il latte. Facciamo lievitare in forno spento con luce accesa per 50 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pan focaccia, adesso con i rebbi di una forchetta ripercorriamo tutta la decorazione. Spennellare la superficie con l'olio. Spolverizzare con i semi di sesamo e di papavero alternandoli. Cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. Il pan focaccia è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pan focaccia soffice. Grazie e alla prossima ricetta!